5 Stelle alla Camera dei Deputati, terza commissione affari esteri e comunitari e delegato al Consiglio d'Europa. E dice bene che siamo qui per, in realtà, per parlare di cos'è la nostra, sia la proposta per l'Europea, ma soprattutto per, di cos'è il Movimento 5 Stelle. Non siamo qui in funzione delle elezioni europee, perché io ad esempio faccio questi giri, questi incontri nelle piazze da 12 mesi, però da quando sono stato eletto in Parlamento, è chiaro immaginare che un anno fa non pensassi minimamente alle elezioni europee ancora, quindi lo facciamo semplicemente per portare un po' la testimonianza di quello che è lo stato delle nostre istituzioni al di fuori del palazzo, dove è stato invece tutto taciuto per tanti anni. E lo facciamo con questo interesse, quindi di coinvolgere e non fare dibattiti, coinvolgere più gente possibile e raccontare quello che si può fare se tutti insieme crediamo di cambiare questo paese. Noi siamo nati, come sapete, tanti anni fa, in realtà, perché la parte, quella che io chiamo il braccio politico del Movimento 5 Stelle, è nato nel 2009, ma l'origine, quella di Meetup, è dal 2005 in poi. E da allora, ve lo dico con la testimonianza diretta perché c'ero, non avevo neanche immaginato che potesse diventare quello che è oggi. Io ricordo che le prime elezioni che abbiamo fatto a Milano, quelle per il Consiglio regionale, puntavamo a un 3% e lo sognavamo quasi. Mi ricordo ancora quando nella stessa stanza aspettavamo i risultati e c'eravamo io, Vito Crimi e tanti altri ragazzi che poi oggi sono tra consigli regionali, consigli comunali, in Parlamento, cittadini normali, e lo ribadisco perché credo che sia la meraviglia del Movimento 5 Stelle. Noi rappresentiamo in modo quasi fedele la ripartizione reale dei cittadini fuori dalle istituzioni, quindi abbiamo persone che sono focalizzate più su alcune tematiche, più su altre, ingegneri, normalissimi cittadini, casalinghe, un po' tutte le rappresentanze. Questo è importante perché ci permette di affrontare i lavori d'aula come li affronterebbe un normale cittadino nella vita quotidiana. Noi abbiamo sempre detto, e non era soltanto uno slogan, che sogniamo la signora Maria, madre dei figli, ministro dell'economia. Perché chi è abituato a fare i conti con la realtà, chi è abituato a davvero a vivere con 1.000 euro al mese, non quella barzelletta che va raccontando Renzi in questi giorni, che accusa noi di non sapere cosa significhi vivere a 1.000 euro al mese, lui che non ha mai lavorato tra l'altro, perché è entrato al consiglio provinciale direttamente dall'azienda di famiglia, quindi non ha mai messo un piede in fabbrica in vita sua, vuole raccontare a noi che invece veniamo davvero dalla vita reale cosa significhi vivere con 1.000 euro al mese. E allora abbiamo fatto questa deviazione nel mondo della politica, diciamo, da quello che era un progetto sociale, perché noi ci occupavamo di problemi del territorio, di inceneritori, di raccolta differenziata, di tematiche molto locali. Questa area politica è nata semplicemente perché abbiamo capito, una volta che non siamo riusciti a far rispettare la volontà popolare ai politici che c'erano, abbiamo capito che dovevamo diventare noi istituzioni per poter davvero cambiare le cose. Io ricordo a tutti che già nel 2007 presentavamo la proposta Parlamento Pulito, 500.000 persone firmarono perché era una cosa che in altri paesi vicini al Friuli, tra l'altro, è quasi ovvio che un condannato non possa fare politica, un condannato non possa rappresentarti, è una cosa così ovvia che a me imbarazza quasi dirlo, ma 500.000 firme, noi abbiamo chiesto di vederle. La prima cosa che abbiamo fatto, entrando al Senato, abbiamo chiesto di vedere dove erano finite quelle firme, ci hanno accompagnato nello scantinato e gli mettono l'antimuffa ogni giorno, ma stanno ancora lì. Perché 500.000 persone per i politici che abbiamo avuto in questi 20 anni non contano assolutamente nulla, e soprattutto non conta la nostra Costituzione, che prevede la raccolta firme per proporre una legge. E allora abbiamo deciso che era il momento di metterci noi la faccia e di metterci in prima linea. C'è un libro di Etienne de la Poitiers che dice che sostanzialmente l'uomo nasce libero ma preferisce vivere schiavo. Perché vivere schiavo obiettivamente è più facile, non devi decidere nulla, non devi soltanto avere di che mangiare e dove dormire, sei a posto. E la politica ha fatto sì che noi preferissimo vivere schiavi, perché se ci pensate, tutto ciò che era già previsto nel piano di Licio Gelli della P2 era proprio quello di soggiogare i cittadini al potere e impadronirsi del potere grazie all'utilizzo dei media. Pensate allo stato in cui siamo in questo momento e ditemi dov'è la differenza. Hanno attuato il piano di Licio Gelli, abbiamo iniziato Berlusconi, sta continuando Renzi. Quello di Renzi è ancora più spietato come piano rispetto a quello di Licio Gelli, perché in quello di Renzi c'è la totale espropriazione dei diritti dei cittadini.
cittadini, di città cittadini. Se pensate che non votiamo già i rappresentanti in Parlamento e nonostante che sia fatta una nuova legge elettorale abbiano tolto comunque il voto di preferenza, hanno modificato le province e le città metropolitane togliendo l'elezione dei consiglieri provinciali, quindi anche lì saranno ora le cariche non più elettive. E la proposta è quella di eliminare il Senato per com'è, per farlo diventare anche quello non elettivo. Se pensate questo, lo sommate allo stato del paese dal punto di vista dei leggi sulla corruzione, sul conflitto di interessi e il totale possesso da parte della politica e dei media, se pensate che il più grande gruppo editoriale è l'Espresso, che è in mano a Carlo De Benetti, che è testa numero uno del PD, e tutto il resto è in mano a Berlusconi, capite che il quadro è completo, non ci sono più marginazioni per i cittadini. Ed è lì che è nato il Movimento 5 Stelle, è lì che ha deciso di mettersi in gioco. Noi dobbiamo, non abbiamo un ruolo esclusivamente politico, non abbiamo un ruolo sociale, che è quello di far prendere consapevolezza ai cittadini del loro potere. C'è un'immagine che mi piace sempre ricordare, che è quella di una normalissima leva, no? Da una parte c'è tutto il popolo, dall'altra parte c'è il potere, è una sola persona. Ma noi non sappiamo, non abbiamo mai guardato sotto, non sappiamo che se ci togliessimo tutti, lui verrebbe spazzato via. Allora dobbiamo fare proprio questo ragionamento, dire ma se noi togliessimo l'appoggio, il consenso, che è l'unica arma con cui si misura il potere, è il consenso. Se noi gli togliessimo il consenso, loro sparirebbero. Noi diciamo sempre che realmente basta mettere il faro sul ladro e il ladro smette di rubare. Il Movimento 5 Stelle in quest'anno in Parlamento sicuramente ha fatto tantissimi errori. Siamo stati criticati da tantissime persone, ci sta, siamo esseri umani, sbagliamo. Ma su una cosa non abbiamo mai sbagliato. Abbiamo rispettato il nostro programma elettorale. Siamo stati coerenti con quello che abbiamo promesso in campagna elettorale e siamo stati onesti. Queste tre cose sono tutto ciò che ci hanno rovinato in questi anni. Coerenza. La campagna elettorale del PD è stata tutta incentrata sugli F-35 che non dovevamo più comprarli, sul voto di preferenza alle elezioni nazionali e sui tagli ai costi della politica. Ditemi una riforma del PD di questo anno che sia andata in quella direzione, nemmeno una. Hanno fatto una legge elettorale senza voto di preferenza, hanno continuato con il progetto degli F-35 e non hanno tagliato una lira gli stipendi dei parlamentari. Noi siamo entrati dicendo che ci tagliavamo lo stipendio e l'abbiamo dimezzato del 50%. Io domani, per gli ultimi 3 mesi, prenderò il mio conto in banca e restituirò allo Stato 19.000 euro. Mi vengono i brividi a dirlo. Però lo facciamo perché la coerenza è uno dei motivi per cui ci siamo votati. C'era più. Avevamo detto che avremmo rinunciato ai rimborsi elettorali. Ora Renzi vi racconta che è complicato, che bisogna fare una legge, che chissà quali. Basta fare come abbiamo fatto noi: non fornisci l'IBAN, non ti danno i soldi. Semplicissimo, non lo stato in automatico. Noi abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro, il PD se ne è messo in tasca 45, il PDL circa 40. Ancora una volta la coerenza. Gli F-35 ci viene a dire il Presidente della Repubblica che dobbiamo comunque comprarli e a me in commissione il Presidente della Commissione di Difesa mi ha risposto che se non comprassimo gli F-35 non potremmo più aderire alla NATO. A me i romani direbbero sti cazzi, non aderiamo più alla NATO, amen. Se dobbiamo svendere la nostra sovranità nazionale, se dobbiamo uccidere i nostri cittadini perché non riusciamo neanche a pagare più le pensioni e nel frattempo spendiamo 50 miliardi di euro in F-35, a me della NATO non ne può fregare niente. E allora se proprio vogliamo dire che il popolo è sovrano, allora chiediamolo al popolo se vuole stare nella NATO a tutti i costi, perché la nostra Costituzione dice che il popolo è sovrano. Noi stiamo facendo delle semplici battaglie da cittadini normali, battaglie di legalità. Abbiamo chiesto delle cose ovvie, abbiamo chiesto che non ci fossero le doppie candidature, abbiamo fatto battaglie in aula per chiedere, io la settimana scorsa in aula ho preso la parola per dire fate come volete, perché chiaramente siete un altro partito parlando col PD, ma un vostro deputato, Rimbaldo, scrivendo a Matteo Renzi, ha detto che Faraone, che è il coordinatore del PD in Sicilia, si sta muovendo per le liste elettorali, per le europee, per non dire mafia, ha detto in direzione opposta all'antimafia. Io l'ho detto in aula, Rosato, il capogruppo del PD alla Camera, meglio il delegato d'aula, il capogruppo Speranza, si è alzato e ha detto ciò che deve fare il PD lo scegliamo noi. Va benissimo, l'avete sempre fatto, ma allora state dicendo che volete fare accordi con la mafia e non mi stupisce, visto che settimana precedente hanno approvato il 416 ter con il dimezzamento delle pene.
Ora capite che il 416 ter, e io forse lo sento tanto da siciliano, era il sogno di Falcone Borsellino. Avere una forte pena per i politici che fanno affari con la mafia di tipo elettorale era tutto ciò per cui probabilmente è morto Falcone. E io alla Camera, quando ho visto quella discussione, sono stato male. Ho parlato alla Camera, ho detto mettetevi una mano sulla coscienza, capite quello che state facendo. Poi però la settimana dopo, quando ho visto quello che è stato denunciato da loro stessi del PD in Sicilia, ho capito che il piano era chiaro, che non potevano approvare il 416 ter con le pene aumentate, perché se l'avessero fatto il PD in Sicilia non prendeva un voto. E allora capiamo che questa non è una scelta tra Movimento 5 Stelle e PD, PDL, o meglio Forza Italia, NCD, Lega, non è più questa la scelta. La scelta è tra noi o loro. In Italia in questo momento c'è davvero un bipolarismo. Il Movimento 5 Stelle e il resto non ve lo dico io per campagna elettorale, ve lo dicono le statistiche. C'è un sito fantastico che si chiama Open Polis, vi invito a andarla a guardare. Questo sito raccoglie tutte le votazioni effettuate alla Camera dei Deputati e al Senato dei singoli deputati. Prendete le votazioni di Speranza, capogruppo del PD alla Camera, paragonatele con le votazioni di Brunetta, paragonatele con le votazioni di Alfano, paragonatele con le votazioni di Federica della Lega, troverete una linea continua, si discute di votazioni alla pari quasi al 90%, poi prendete quelle di Maglio e di Stefano, la paragonate con gli altri, e non dovete dire semplicemente ah, è diverso, dovete dire e io cosa avrei votato in quel caso? E lì capirete se il Movimento 5 Stelle ha agito nel rispetto della volontà del popolo o contro, perché siamo noi il popolo sovrano. E allora se io voto qualcosa che non è la volontà del popolo sovrano, sto tradendo il mio mandato, ed è per quello che noi non siamo convinti che sia ancora un'Italia in cui debba esserci il vincolo di mandato, perché non debba esserci il vincolo di mandato, perché non era stato inserito da parte dei padri costituenti, perché erano persone per bene. E quindi erano certi che loro avrebbero agito per la volontà del popolo, ma non è più così. Noi in Parlamento abbiamo una quantità di condannati, di indagati che è spaventosa, spaventosa. E allora era per quello che gli facevano paura quelle 500.000 firme sul Parlamento pulito, perché sarebbero scomparsi. Ora io non voglio dire che noi siamo meglio degli altri, vi parlo di fatti, vi parlo di dati concreti, andate a guardare tutto quello che vi dico, fatevi voi la vostra idea di quello che vi dico, ma credetemi che delle 20 proposte che avevamo per le elezioni nazionali a febbraio, il 90% si è trasformato in legge, è depositato come legge in Parlamento e aspetta soltanto di essere votato. Quando i Bersani andava nelle piazze e diceva reddito di cittadinanza perché gli italiani stanno morendo di fame, sarebbe bastato andare dai funzionari della Camera, prendere la proposta di legge del Movimento 5 Stelle, farla calendarizzare e votarla, era già pronta. Noi abbiamo detto al PD in aula, non vogliamo che sia la nostra legge sulle cittadinanze, il nome non ci interessa, metteteci il PD, copiatela, fate quello che dovete, ma fatelo. E non possono, perché dovete fare sempre un passo indietro per capire le cose, perché il PD ha il totale appoggio dei sindacati. E con i redditi di cittadinanza i sindacati scompaiono. Allora capite che senza i soldi delle vostre tessere dei sindacati, i sindacati muoiono, non si arricchiscono più e il PD non c'ha più voti? Il cerchio si chiude, non faranno mai nulla per far sollevare la testa ai cittadini, perché un popolo sottomesso è un popolo schiavo, tuo, controllato. Ora, per queste elezioni europee noi abbiamo un programma in 7 punti, che sono soltanto l'inizio di quello che sarà il percorso dei nostri ragazzi poi al Parlamento europeo, che agiranno attivamente con risoluzioni e con la pressione politica sul Consiglio europeo che fa la direttiva politica. Ma una cosa ve la posso promettere, anzi non ve la prometto, ve la dico con certezza perché le liste sono già disponibili, il Movimento 5 Stelle è l'unico partito, movimento non sarà, dico partito perché sono gli altri, l'unico movimento che si presenta alle elezioni europee senza nemmeno un condannato e nemmeno un indagato. Fate questo controllo negli altri partiti e ditemi chi dovete votare.